Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati come di consueto all'appuntamento con le news di Cosmos TV. I carabinieri della compagnia di Agropoli la scorsa notte, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dei furti, hanno proceduto al sequestro di un'autovettura piena zeppa di refurtiva per un valore di circa 8.000 euro. I militari, nel corso di un'attività di controllo del territorio in località Cicerale, hanno intercettato un'autovettura con una targa rumena che all'alto dei carabinieri, anziché arrestare la marcia, si è data ad una precipitosa fuga. La pattuglia immediatamente ha inseguito il veicolo, raggiungendolo poco dopo in località Mattine di Agropoli, dove i malfattori hanno abbandonato repentinamente la vettura e si sono dati alla fuga, a piedi per le campagne circostanti, facendo perdere così le proprie tracce. All'interno dell'auto sono state ritrovate attrezzature edili ed agricole che erano state rubate poco prima da un magazzino agricolo di Ogliastro Cilento e che sono poi state restituite al legittimo proprietario, appunto un imprenditore del posto. Ancora cronaca. Nel corso del weekend i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno effettuato un servizio ad alto impatto, teso a reprimere l'utilizzo di droghe e le violazioni del codice della strada. Inoltre a Padula è stato denunciato un 37enne perché trovato con fuochi pirotecnici illegali in casa. Vediamo il servizio. Nel corso del weekend i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, agli ordini del capitano Emanuele Corda, durante un servizio ad alto impatto teso a reprimere l'utilizzo di droghe e le violazioni al codice della strada, che ha visto l'impiego di numerose pattuglie, hanno svolto numerose attività. A Padula è stato denunciato un 37enne che, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di materiale pirotecnico costruito in maniera artigianale e il cui possesso è vietato. Nello specifico sono state sequestrate 8 cipolle e un candelotto. A Montesano sulla Marcellana invece è stato denunciato un 91enne per guida senza patente. I militari dell'Arma d'Atena Lucana hanno poi contravvenzionato a livello amministrativo due giovani per guida in stato di ebbrezza. I due hanno evidenziato un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Nello stesso contesto sono state levate 40 contravvenzioni al codice della strada per un importo pari a circa 7.000 euro e sono state identificate circa 200 persone di età compresa tra i 20 e i 40 anni e controllati 130 automezzi. Sono stati inoltre segnalati alla prefettura quali assuntori di droga e due giovani, rispettivamente di Padula e Buonabitacolo, trovati in possesso complessivamente di 5 grammi di eroina posta sotto sequestro. Ad uno dei due è stata ritirata anche la patente di guida. A Buonabitacolo, un'auto in corsa urta due donne mentre stanno andando a fare la spesa. Una 80enne grave, i carabinieri cercano una Fiat Punto che potrebbe avere causato l'urto. Vediamo il servizio. Sabato sera due donne, mentre erano in procinto di recarsi al vicino supermercato per effettuare la spesa, sono state urtate da un'auto in corsa sulla strada statale 417 a Buonabitacolo, nei pressi della casa municipale. Ancora non è chiara la dinamica al vaglio dei carabinieri della locale stazione che, unitamente ai loro colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Sala Consilina, hanno effettuato i primi rilievi. Secondo una prima sommaria versione, le due donne stavano sul ciglio della strada quando un'auto le avrebbe urtate. Era verso l'imbrunire, probabilmente non si esclude che l'autista dell'automobile non possa essersi addirittura accorto di nulla. Sul posto, appena scattato l'allarme, sono giunti immediatamente i soccorsi del servizio 118 che hanno provveduto a trasportare le due donne presso l'ospedale di Polla. Subito più gravi sono apparse le condizioni di una delle due, una pensionata di 80 anni, che è stata trasportata presso il reparto di chirurgia per le ferite riscontrate. L'altra donna, invece, anche lei di Buonabitacolo, di 53 anni, ha lasciato nella notte l'ospedale dopo i dovuti accertamenti. Le indagini ora sono affidate ai carabinieri per accertare eventuali responsabilità. Da alcune testimonianze sembrerebbe che a provocare l'urto sarebbe stata una Fiat Punto di colore scuro. E parliamo ora della chiusura della casa circondariale di Sala Consilina. Sull'argomento interviene il coordinatore territoriale del Partito Democratico Mimmo Cartolano. Basta polemiche. Nicola Landolfi è concentrato sul Vallo di Diano. Il servizio.
Dopo essere ritornati a discutere della chiusura della casa circondariale di Sala Consilina nel corso dell'incontro di sabato mattina, convocato dall'amministrazione comunale a cui hanno preso parte i parlamentari Tino Iannuzzi e Simone Valiante, oltre a numerosi amministratori valdianesi, il coordinatore territoriale del Partito Democratico, Mimmo Cartolano, interviene a placare quelli che sono stati alcuni toni polemici emersi nel corso della mattinata. Basta con le polemiche interne, sottolinea Cartolano. Siamo un partito di governo e abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini. Oggi gli amministratori sono in linea e hanno bisogno del supporto provinciale, regionale e nazionale. Nel corso dell'incontro il primo cittadino di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha sferrato un duro attacco al segretario provinciale del PD Nicola Landolfi, invitandolo a gestire bene il partito a livello provinciale invece di perdere tempo ad inviare SMS dove ha scritto che il sindaco non è iscritto al PD. È incomprensibile l'attacco a Nicola Landolfi, continua Cartolano, che dimostra quotidianamente il suo impegno e non fa mai mancare la sua presenza, anche attraverso rappresentanti in tutta la provincia, oltre ad essere particolarmente interessato alle problematiche del Vallo di Diano. A dimostrazione di ciò, mi ha anche chiesto uno specifico incontro che verta sulla sanità territoriale. Nicola Landolfi è quanto di meglio il partito potesse esprimere a livello provinciale. E sulla chiusura della casa circondariale ascoltiamo il coordinatore territoriale del Partito Democratico, Mimmo Cartolano. Oltre alla casa circondariale però ci sono continui attacchi anche alla fascia politica. Che cosa dire di questo momento? L'attacco alla politica è chiaro, è giustificabile, perché obiettivamente se si continua con la politica dell'accentramento e non del decentramento che è stata fatta negli anni scorsi, che ha visto la ricchezza di queste zone ma di tutte le aree interne, si torna indietro di 40 anni accentrando tutto verso i centri, è chiaro che si critica la politica, perché si impoveriscono le zone interne, si impoverisce il Vallo di Diano, ma si impoverisce l'Italia, perché questo problema esiste da Milano a Caltanissetta, ma la differenza è che al nord hanno altre fonti di sviluppo. A noi i servizi sono fondamentali per lo sviluppo, affinché i giovani e i cittadini rimangano nelle nostre zone. Togliendo servizi allontanano sempre di più i giovani da questo territorio. Questo è il risultato. L'incontro che ha voluto il sindaco di Sala Consilina, con la speranza che i parlamentari presenti recepiscano questa lamentela, ma non è una lamentela affinché noi siamo col piattino in mano a chiedere l'elemosina o vogliamo assistenzialismo. Chiediamo, come diceva De Luca, mai più ultimi, cioè noi non vogliamo essere ultimi, vogliamo che i servizi che presenti sul territorio rimangano, e che se c'è da investire come territorio siamo pronti ad investire. Il Partito Democratico del Vallo di Diano è pronto ad investire per tenere e mantenere i servizi, però ci non dà la possibilità quantomeno di averli, questi benedetti servizi, invece di semplicemente togliere. Abbiamo iniziato con il carcere, adesso con le carceri, e posso capire il carcere. Nel senso che diamo, ci sicuro è questo qua, noi abbiamo fatto un progetto nel 2004, perché non andiamo avanti con questo progetto dell'edificazione del nuovo carcere? Se si parla di sovraffollamento, quindi significa che non c'è struttura capiente tale per quanti detenuti abbiamo, giusto? Bene, e chiudiamo i carceri? Cioè, quindi aggraviamo il problema. Allora noi chiudiamo il carcere Sala Consilina, benissimo, facciamo il nuovo sempre a Sala Consilina. Questa è la logica e la ragione. Non chiudiamo e poi ci lamentiamo che c'è la sovraffollamento. È chiaro che oggi, se prima erano 1000, oggi sono 1050, questo è il risultato. Quindi mi auguro che questo i parlamentari presenti trasferiscono al governo queste situazioni. A Sala Consilina è stato accolto 1000 cantieri per lo sport, il progetto presentato dal comune, ma vediamo nello specifico di cosa si tratta nel prossimo servizio. L'amministrazione comunale di Sala Consilina fa sapere che è stato accolto nell'ambito di 1000 cantieri per lo sport il proprio progetto che prevede la copertura, il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione degli spalti e dell'impianto di riscaldamento del campo polivalente del complesso sportivo sito nell'area Cappuccini. Un intervento che consentirà una maggiore fruizione dell'impianto e che si inserisce in una sinergica attività politica e amministrativa che pone l'accento sull'importanza dello sport anche nella realizzazione del proprio programma politico.
L'implementazione delle strutture per favorire la pratica sportiva e a tutte le età in condizioni di sicurezza, in strutture idonee, confortevoli e rispettose dell'ambiente come fondamentale diritto di cittadinanza e strumento di diffusione di valori educativi è uno degli obiettivi primari dell'amministrazione salese. Grazie a questo contributo pari a 150.000 euro che andrà a coprire un mutuo con totale abbattimento degli interessi, Sala Consilina si arricchirà di un'altra struttura sportiva coperta che accanto alle già esistenti strutture, al completamento del campo sportivo Osvaldo Rossi e agli impianti siti in località Trinità potranno soddisfare al meglio le esigenze di tutti gli amanti dello sport. Siamo felici e stiamo lavorando per trovare una soluzione che consenta la copertura anche del campo da tennis sito accanto al campo polivalente oggetto del progetto approvato, consapevoli delle pari dignità di tutti gli sport che meritano costante ed eguale attenzione, ha dichiarato Elena Gallo, consigliere comunale delegato allo sport. In tempi di grande difficoltà economica per tutti gli enti comunali, dichiara il sindaco Francesco Cavallone, ottenere un mutuo della durata di 15 anni con totale abbattimento degli interessi rappresenta un importante risultato che dà riprova del buon lavoro che questa amministrazione sta portando avanti. Sono orgoglioso del mio gruppo e ringrazio l'ufficio tecnico per tutto il lavoro che continua a svolgere. E andiamo ora nel Golfo di Policastro e parliamo dell'ex cementificio di Sapri. La giunta comunale ha approvato la delibera per la demolizione in danno. Il servizio. La giunta comunale di Sapri ha approvato la delibera che consente ufficialmente di avviare le procedure per la demolizione in danno del cosiddetto cementificio. I successivi passaggi serviranno ad individuare le imprese da impiegare per le demolizioni e il trasporto in discarica autorizzate dei rifiuti. È stata calcolata una spesa pari a 306.000 euro, oltre agli oneri tecnici, fiscali e previdenziali. La demolizione dell'ecomostro in località Pali avverrà attraverso fondi del comune e successivamente richiesta di anticipazione dei costi al fondo di rotazione. La società Club Tirrenico, proprietaria dell'ex cementificio, sarà tenuta a presentare polizza fideiussoria pari al computo metrico e quindi a 306.000 euro. In questo modo il governo locale intende garantirsi il recupero delle spese che dovrà sostenere. La strada per arrivare alla scomparsa dello scheletro di cemento armato è ancora lunga e complessa ed è proprio per questo che l'amministrazione resta concentrata sull'obiettivo e senza perder tempo con una delibera ne ha decretato la demolizione. È un atto significativo ed importantissimo per la nostra città, afferma il vice sindaco Giuseppe Ricciardi. Per la prima volta in 60 anni di vita dell'ecomostro è stato adottato un provvedimento per demolire una struttura che danneggia gravemente l'immagine della nostra città. Siamo consapevoli che questa delibera, aggiunge il sindaco Giuseppe Del Medico, rappresenta solo un passo in avanti verso l'abbattimento, ma sono tanti piccoli passi che permettono il raggiungimento di obiettivi importanti per il bene comune. La vita dei gladiatori, le curiosità e gli aneddoti che mai troveremo sui libri di scuola. Questo e molto altro ancora sabato sera presso l'auditorium delle scuole elementari di Atena Lucana, dove ha avuto luogo la presentazione del saggio sui gladiatori dell'antica Roma, a cura del documentarista Giorgio Franchetti. Il servizio. Francesco Magnanti, l'evento di questa sera fa da apripista ad una più grande manifestazione, quella che si intitola In Campo Atinate, che ritornerà quest'estate. Sì, diciamo aprirà in qualche modo e presenterà la manifestazione, o meglio la rievocazione storica che si terrà l'estate prossima, nel 2016, e questa vuole essere in qualche modo una serata al di là del confronto storico che in qualche modo ci verrà presentato quello che era la storia dell'antica Roma con i suoi usi e costumi, e in qualche modo verrà presentata questa rievocazione storica in quanto è stato il centro propulsore per molti anni qui ad Atena Lucana. Dopo anni di vacanza, in qualche modo di poca attenzione che c'è stata, la Proloco Atena Nova, guidata dal suo presidente, vuole in qualche modo riportare questa tradizione per far ritornare Atena e per far conoscere soprattutto Atena e le sue tradizioni e origini storico-greche e romane. Atena Lucana è poi sede di un importante museo archeologico nazionale.
Sì, è vero. Atena Lucana, crocevia di antiche popolazioni, conserva all'interno del museo archeologico importanti reperti, nella parte più antica come nella parte ancora più importante che è quella romana, soprattutto repubblicana, imperiale, con tanti reperti abbastanza noti. Me ne viene uno in mente che è l'epigrafe del foro, il foro lastricato, presente sulla parte alta della città, è un unicum da Pompei in tutto il sud Italia. Siamo con lo storico documentarista Giorgio Franchetti, il suo è un volume che ripercorre con dovizia di particolari la vita dei gladiatori, quella che non troviamo sui libri di storia. Sì, soprattutto ho cercato di raccontare il fenomeno così come storicamente è andata, perché le persone molto spesso si avvicinano al mio libro magari conoscendo qualcosa di questa storia, quello che è stato poi trasmesso soprattutto dal cinema e dalla televisione, che però non vogliono fare documentari, per cui anche un film storico può non avere dentro informazioni storiche, per cui basta saperlo e poi magari andarsi a documentare. Perciò ho cercato di, in alcuni punti del libro, anche di raddrizzare alcune, diciamo, credenze sbagliate, e poi stasera qualcuna la racconteremo qui, insomma smonteremo un po' di miti. Ogni tanto mi odiano perché poi alla fine i film che sono magari piaciuti tanto poi piacciono un po' di meno, questo è normale, però ecco. Questo era l'intento del libro, cercare di raccontare chi fossero veramente questi personaggi, perché poi erano odiati, erano amati, erano cercati, ma erano anche reietti dal popolo, da tutti, però tutti quanti li ricordano solo con il nome di gladiatori. Beh, dietro invece c'è ancora tanto da dire su questa cosa. Nel weekend si è tenuto il 10° congresso di Legambiente Campania nella chiesa di Sant'Agnello a Caponapoli, un appuntamento che si tiene ogni 4 anni, in cui si definiscono gli obiettivi e le priorità dell'associazione. I 200 delegati hanno eletto i nuovi dirigenti dell'associazione campana e riconfermato alla presidenza Michele Bonomo. Anna Savarese invece è stata nominata vicepresidente, mentre Antonio Gallozzi sarà il direttore per i prossimi 4 anni. Nel corso della 2 giorni sono stati nominati anche il nuovo direttore regionale e i delegati campani, che parteciperanno il 13, il 14 e il 15 dicembre al congresso nazionale di Legambiente che si terrà a Milano. E adesso sentiamo nel meteo che tempo farà domani. Linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Velato o poco nuvoloso. Vento da sud-ovest con intensità di 22 km orari. Raffiche fino a 28 km orari. Temperature 4 gradi la minima e 15 gradi la massima. Anche per questa sera è tutto, vi lascio i nostri recapiti telefonici 0975 520 166, la nostra email invece è info@cosmostv.it e per la nostra programmazione in streaming www.cosmostv.it. Bene, con questo concludiamo l'appuntamento e alle prossime edizioni vi lascio la buona serata. Arrivederci.